Eccoci quindi qui ragazzi, allora, benvenuti in questo video molto importante per parlarvi della splendida esperienza che ho passato sabato scorso, sabato 6 luglio, a Roma per la partita degli YouTubers che si è giocata su un campo di calciotto in via Centocelle 246. Non mi importerà nulla sapere dove si è giocata effettivamente, ma comunque voglio essere preciso in tutto e per tutto. Ci tenevo prima di tutto a dirvi una cosa: se volete vedere il video della partita per capire tutto quello che è successo, i gol, gli highlights, le interviste, eccetera, eccetera, andate sul canale di Giovanni Stramacci che ha fatto uscire ieri sera alle 10 di sera il video ufficiale di questa partita. Potrete scoprire quanti gol ho fatto, come li ho fatti. Li metterò comunque alla fine di questo video, metterò le poche cose belle che ho fatto, ma comunque potrete vedere il video integrale sul suo canale. Ve lo dico perché comunque ci ha lavorato molto e lui, insieme a Cartal Curva Nord, sono stati gli organizzatori dell'evento, insieme anche a Cubretta Intermania, e grazie a loro appunto si è potuto creare quello che secondo me è stato un evento veramente molto speciale per noi. Vi dico innanzitutto che mi ha fatto molto piacere conoscere persone che prima non conoscevo, perché sì, è vero ovviamente che è più be è bello fare eventi con persone che conosci, a cui ti ci sei affezionato, eccetera, eccetera, però fin da subito mi sono sentito molto emozionato nel conoscere persone che hanno comunque la mia stessa passione, cioè fare video su YouTube, parlare di calcio. Sono cose molto belle perché entrambi, parlo io e tutti gli altri YouTuber, abbiamo qualcosa in comune e questa cosa, diciamo, ci ha fin da subito permesso di trovare subito armonia, diciamo, comunque di capirci subito e di farci quattro risate anche se prima non ci conoscevamo. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, sia quelli che hanno assistito alla partita che quelli che appunto hanno giocato, perché molte persone, tra cui anche Ghiottone, hanno fatto un viaggio veramente lungo per venire a Roma e fare questa partita, quindi ci tengo a ringraziarli perché comunque se tutto questo è stato possibile, bisogna dar merito sia a chi l'ha organizzato, ma anche a chi ha fatto lo sforzo di venire a Roma, nonostante la distanza per alcuni veramente quasi proibitiva. Per me alla fine è stato un viaggio di 2 ore, 2 ore e 15 minuti, nulla di esagerato, però ci sono persone che hanno fatto viaggi anche più lunghi e quindi ci tengo a ringraziarli personalmente. Non vi elenco tutti quanti i nomi perché li potrete vedere sul video in cui presento questo evento, oppure direttamente sul video che vi ho appena nominato di Giovanni Stramacci. Comunque ringrazio Nerazzurro Skin, Doc Fra, Giovanni Stramacci e Cartal, ovviamente, ma mi pare scontato, Lorenzo Figlio di Roma che ho potuto finalmente conoscere dal vivo e che è praticamente identico a quello che vedete nei video, è una persona veramente speciale per me, un grande amico. Poi ovviamente adesso non li elenco tutti, adesso sono i primi che mi vengono in mente, però comunque in generale in molti hanno partecipato ed è stato un evento veramente interessante, un evento bello che non ha portato neanche ad vicende negative, perché io ve lo dico, sono molto permaloso, permalosissimo, e avevo paura che durante la partita sia io ma anche altre persone portassimo questa permalosità anche all'interno del campo, con atteggiamenti magari un po' rabbiosi qualora il risultato appunto non fosse andato come noi speravamo. Invece ho visto fin dal primo all'ultimo minuto tutti felici, li ho visti tutti contenti perché già solo fare questa partita per noi era un successo. E quindi è stato questo secondo me lo spirito bello di questa partita, il fatto che tutti quanti, pur non conoscendoci per la maggior parte fino a qualche giorno prima, abbiamo giocato con un'armonia e con una tranquillità come se facessimo partite tutti i giorni da diversi anni. Ed è stata questa la cosa bella di questo evento, vedere tante persone felici di poter giocare insieme. Ve lo ripeto, non vi faccio spoiler sulla partita perché voglio che andate a vedere il video di Giovanni perché ci si è impegnato tantissimo, ha fatto tutto il montaggio, tutte le interviste, musica, audio. Ringrazio anche Pablo Giallorosso che ha fatto la telecronaca di quella partita, pur non potendo venire a giocare direttamente essendo in vacanza, e quindi si è creata una bella cosa. Questo è quello che molti devono capire su YouTube, perché su YouTube molti pensano che noi siamo degli robot che vivono in queste stanze, fanno i video e caricano i video e basta. In realtà, dietro questi video ci sono le persone, ci sono persone che hanno una passione e che possono unirsi grazie a questa passione. Quindi io non considero questo evento come un punto finale, cioè come un qualcosa che dopo le nostre esperienze su YouTube ha portato a questa partita. Io lo considero come un punto d'inizio per far capire anche a tutti voi utenti che ci può essere armonia, ci può essere amicizia vera e propria tra diverse persone, anche se si tifano squadre diverse, perché io Giovanni lo adoro, è un grande, vi giuro, Giovanni Stramacci è un grande e tifa Lazio, cioè tra Roma e Lazio ci dovrebbe essere l'odio più totale, invece è stato simpaticissimo, Doc Fra ci ho dormito in camera, è dell'Inter
A me l'Inter non sta simpatica, ma lui invece sì, cioè sono cose belle queste perché mi fanno anche capire che non serve per forza distinguere le persone per il tifo, perché comunque nonostante quello ci può essere un senso di amicizia. Quindi volevo semplicemente dirvi che sono rimasto veramente molto contento di questa cosa e volevo farvi capire che non basta essere tifosi di altre squadre per poter per forza creare odio e creare distinzione, perché certamente ognuno ha il proprio stile, ognuno è fatto a modo suo, però non vuol dire che se io tifo Roma e un'altra persona tifa Lazio non ci si può ritrovare tutti insieme per fare una partita e divertirsi. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno permesso questo evento. E vi invito ovviamente di nuovo a vedere il suo video e a vedere i video che a vedere i gol che comunque metterò alla fine di questo video. Detto questo, ragazzi, allora scusate le tante ripetizioni, ma volevo semplicemente fare questo video per ringraziare tutti e per dirvi che è stata un'esperienza veramente, veramente bellissima. Un saluto, vedrete adesso un po' i gol che sono riuscito a segnare, perché sono riuscito a segnare dei gol incredibilmente in questa partita. E noi ci vediamo presto domani per un altro video. Sempre! E comunque, forza Roma. Ciao ragazzi!